Allora, cominciamo la parte più pratica relativa all'utilizzo del database, no? Quindi un passo alla volta, partiamo da zero e vediamo col tempo che ci vuole, se ci basta un'ora bene, altrimenti sforeremo sulle lezioni successive, di arrivare ad avere una configurazione funzionante, no? Del database, Tomcat, eccetera. Allora, il passo zero, ovviamente lo facciamo, preferito farlo insieme piuttosto che non avere, darvi già le macchine installate, perché così lo potete replicare facilmente anche sulle vostre altre macchine. Il passo zero ovviamente è scaricare il software della MySQL. Allora, questo si scarica dal sito dev.mysql.com. È un indirizzo un po' strano, nel senso che se voi andate a cercare esiste anche l'indirizzo www.mysql.com, che è fatto il sito ufficiale di MySQL. Voi saprete però che MySQL è nato come progetto open source, gratuito. Poi era stato a suo tempo acquistato e finanziato dalla Sun Microsystem, che lo continuava a foraggiare e a, diciamo così, finanziare sempre come progetto open source. Poi l'anno scorso, giù di lì, la Sun Microsystem è stata acquisita dalla Oracle Corporation, che invece non ha molto diciamo così, lo spirito dell'open source. Quindi sta mantenendo sempre il sito, cioè i prodotti open source, alcuni dei prodotti open source che la Sun stava diciamo così, finanziando, ma a modo suo. Per cui se voi andate sul sito www.mysql.com vi dà tutte le possibilità per comprare la versione commerciale di MySQL. Si sono dimenticati di lasciare il link per scaricare la versione gratuita. Le versioni gratuite ci sono ancora sotto l'indirizzo dev sta per developer, no? .mysql.com. Allora, che cosa ci serve per poter lavorare? Se noi andiamo dentro downloads, al di là di tutte le grafiche che saltano fuori, vediamo quali sono i prodotti supportati. Allora, MySQL Community Server è il vero database, no? MySQL Server sarebbe community, la versione community, quindi la versione gratuita, no? La versione open source. Quindi aspettate ancora a scaricare, si può scaricare questo. MySQL Cluster non ci interessa, servirebbe se volessi costruire un cluster di server database replicati, coordinati, se avessimo bisogno di carichi di lavoro maggiori. Dopodiché, l'altro oggetto necessario è il connettore, connector/j, che è di fatto il driver JDBC per accedere al database. Come vedete, di connettori ce ne sono di diversi tipi, ODBC, .NET, questo non so cosa sia, C++, C, eccetera, eccetera, PHP, per tutti i vari software che possono essere usati per accedere a MySQL dai vari linguaggi di programmazione. A noi servirebbe questo. Questi sono i due download, diciamo così, indispensabili per poter lavorare. In realtà, così facendo, avremo un database che si può configurare e interrogare solamente da linea di comando. Cioè, per creare una tabella dovrei scrivere le istruzioni SQL per creare tabelle, aggiungere colonne, eccetera, eccetera, che non è impossibile, ma è un inutile masochismo, quando in realtà esiste uno strumento grafico che è questo MySQL Workbench, è uno strumento relativamente nuovo che di fatto ha assorbito una serie di programmi più semplici che c'erano nelle versioni precedenti, quindi come tale ha ancora qualche, diciamo così, sfumatura acerba nell'utilizzo, però è uno strumento abbastanza completo che a livello grafico vi permette di fare tutto ciò che vi serve. Quindi per l'amministrazione, la gestione, la costruzione di tabelle, il primo inserimento di dati, la verifica, no, delle informazioni. Quindi di fatto i tre strumenti che ci servono sono il Community Server, il Workbench e il Connector/J. Allora, per chi lavora sotto Windows esiste un download unico per tutto, che è questo MySQL Installer, no, che ottenete anche da questo bottone download. L'installer è un unico file che contiene al suo interno tutti i prodotti. In realtà è in grado anche poi di aggiornarli online, se voi tranciate l'installer dopo un po' va a cercare gli aggiornamenti, li aggiorna, eccetera.
Quindi è possibile scaricare solamente questo installer, ve lo salvate e poi in fase di installazione installiamo solamente ciò che ci serve. Prego. L'installer c'è tutto, quei tre più altri, no? Poi, esatto, quando installi lo selezioni. Infatti io nell'intervallo ho disinstallato tutto, spero che sia andato a buon fine, questo me l'ero già scaricato in precedenza, quindi posso andare a prendere la versione scaricata dell'installer, solo per non stare a riscaricarlo nuovamente, mi ero salvato qua, e questo MySQL installer 5.5.15, questa è la versione che ho scaricato qualche settimana fa, .msi, sotto Windows ha un'estensione .msi, che è il Microsoft installer, non .exe, quindi è anche più facile se volendo fare un deployment distribuito. Non mi risulta che per me che esista un prodotto analogo che sceglie che cosa installare, quindi bisogna andarsi a installare separatamente i tre pezzettini. Dimmi. No, che non ti devi registrare. Sotto c'è scritto no grazie, portami direttamente il download. Non c'è bisogno di registrarsi. Proviamo a vedere qua, se andate sulla pagina di scaricamento, lui ci prova a chiedervi di registrarvi, ma in realtà non è necessario. Quando voi provate a scaricarlo, scegli, hai fatto l'installer, esiste solo per Windows, vai sulla pagina di download e ti dice guarda, devi, se vuoi puoi registrarti, ma voi guardate questo link che c'è qua sotto, no grazie, portami su download e non rompere le scatole. Quindi potete tranquillamente, a meno che non ci teniate, potete tranquillamente bypassare la registrazione e qui avete l'elenco direttamente dei siti da cui scaricare. Il GAR è la rete su cui è il Politecnico e quindi tendenzialmente è la più veloce dal Poli. Quindi mentre le vostre macchine scaricano, vediamo, visto che la mia è più lenta, vediamo che faccia ha questo installer. Allora, vuoi eseguire questo file? Direi di sì. Solito permesso di installazione. Ok, e questa è la videata iniziale del programma di installazione. Prego. Oh, installer solamente. Anche a tutti che le donne fanno quarto. E se no si installano i pezzi singoli. Ce l'avevo già, perché negli aggiornamenti di Windows normalmente arrivo. Se no va bene. Allora, io vi faccio vedere la videata successiva a questa, dopodiché magari per rapidità possiamo installarci i pezzi singoli su queste macchine, che sono poi quei tre software che dicevamo, no? Poi magari se avete un PC
più aggiornato, che abbia già il .NET, è solo più comodo essenzialmente. Il vantaggio dell'installer è che poi gestisce autonomamente anche gli aggiornamenti. Perché di fatto ciò che lui fa è collegarsi all'internet, vedere quali sono le ultime versioni e quindi o vi installa ciò che avete scaricato nei 200 mega che abbiamo appena scaricato, oppure vi dice guarda che c'è una versione nuova e ci sono varie varianti, no? In cui vi propone che cosa installare. Quindi c'è il developer default, sono installa tutti i prodotti necessari per lo sviluppo in MySQL. Di fatto vedete che vi installa MySQL Server, MySQL Workbench, che è quello che dicevamo, i plugin Visual Studio se servono e tutti i vari connettori, esempi e tutorial, la documentazione, no? Che è la versione, diciamo che è sovrabbondante perché installa tutta una serie di connector che noi non usiamo, però di fatto i connector sono piccole librerie, quindi il grosso ci servirebbe comunque. Server only installa solamente il server, quindi senza interfaccia grafica, senza nulla, sarebbe un po' pesante. Client only invece fa il contrario, installa solamente il workbench e i connettori, pensando che il server in realtà sia su una macchina diversa. In questo caso no. Full installa tutto e custom, come sempre, ti permette di scegliere certosinamente i componenti che vi servono oppure no. Direi che la cosa più comoda per noi, per il tipo di uso che ne facciamo, è questo developer default e infatti lui mi controlla questi requisiti, mi dice che ci sono, se no credo che ve lo installi già direttamente, non si può già chiedere di installarlo dall'interno di questa finestra, dipende solo dal tempo. Infatti. E qui vi fa il riepilogo dicendo in funzione, voi l'avete reinstallato, scaricato adesso, quindi vi dice semplicemente da installare. Io l'installer che sto eseguendo adesso l'avevo scaricato 2 settimane fa, nel frattempo ci sono state le versioni nuove del server del Workbench, mi dice guarda che devo scaricarlo, poi dopo te lo installo perché avevo scelto di... Quindi di fatto se volete ripetere poi l'installazione a distanza di tempo, lui semplicemente ve lo aggiorna. Va bene, io qua parto con l'installazione di questi oggetti che richiede un certo tempo. Voi su quelle macchine o chiedete di installare il .NET, che credo che lo faccio direttamente da quella finestra, oppure potete scegliere di installare i 3 pezzi separati, no? Rivediamo insieme quali sono, e tra l'altro per chi ad esempio ha un Mac è obbligato a fare così. Sono il community server, come server 5, tendenzialmente tendiamo a usare la versione 5.5 che è l'ultima, ma anche dalla 5.1 che era quella precedente va bene per ciò che diciamo così ci serve in questo corso. Vedete che questo, il server esiste chiaramente per tutti i sistemi operativi possibili. L'altro è il Workbench. E anche questo c'è per tutte le versioni, scegliete quella che vi serve. Quindi sono 30 MB per il server e 30 MB per il Workbench. E poi poca roba per il connector. La somma in realtà è molto più piccola quando abbiamo scaricato il 200 MB dell'installer, perché lui ha dentro tutto.
adesso qui sta scaricando, anche da voi probabilmente lo sta scaricando, lo sta installando, quindi lasciamo che la macchina vada avanti. Perché poi la fase successiva è quella che viene chiamata di configurazione. Configurazione nel senso che la parte client, il workbench, le librerie semplicemente sono salvate lì e le potete eseguire. Il server va configurato, io devo dirgli quando partire, qual è la password di amministrazione, se partire come servizio di Windows all'avvio della macchina o come servizio all'avvio di Unix, oppure se farla partire manualmente, eccetera. Quindi questo serve il passo successivo di configurazione, che c'è comunque, nel senso che se, quando installate la parte database server, vi compare una finestra di configurazione che vi chiede di creare una nuova, delle istanze di database, cioè questo database una volta che è partito su quale porta gira, a quali host risponde e così via. Adesso sappiamo che è un processo lento, lo lasciamo completare. State andando avanti? Scaricare e installare. No, credo che l'abbiamo fatto solamente 32B. Tanto non ha problemi di prestazioni quella, solo l'interfaccia grafica. Su, no, su Windows, 30, Windows 64, ah, ma quello, su quel computer lì? Hai Windows 64 sopra? Ma io l'avevo fatto sul PC che ho ufficio che ha Windows 64, ma non mi ha dato problemi. Adesso, magari vediamo. Adesso, tanto mentre questo va avanti, ma non parlo di te. Ma se ti ruota, ti si... E più
pure in modo standard come server, quando mi chiede di installarlo come servizio di Windows, quando mi chiede di installarlo come servizio di Windows, gli dite di installare pure il servizio ma di non avviarlo automaticamente, così non fa pugni con le porte, con il SQL Server e altro, e non rallenta inutilmente la macchina all'avvio, lo faremo partire noi quando ci serve. Poi vi chiederà di creare la password dell'amministratore, che è l'utente simbolico che si chiama root all'interno del database. Come password mettiamo di nuovo root, così, visto che le macchine sono condivise tra tutti, non dobbiamo correre dietro a chi ha installato o poter reinstallare, perché non sappiamo che password è stata messa. Quindi quando vi chiede la password di amministrazione, non è la password di amministrazione del PC, è la password dell'utente che ha tutti i privilegi di poter lavorare dentro il database. L'utente si chiama simbolicamente root, radice, e noi mettiamo come password di nuovo root, poi sappiamo che come root riusciamo a entrare e fare tutto ciò che vogliamo. Sono arrivato alla fine, install error che fa sempre piacere, ma solo la documentazione e gli esempi, quindi non è grave. Allora, sono al passaggio di configurazione, come state facendo molti di voi in questo momento. Poi, a seconda che avete scaricato l'installer oppure i prodotti singoli, l'aspetto delle finestre è leggermente diverso, ma le domande sono le stesse. La prima domanda mi chiede di fatto quante risorse di questa macchina vogliamo che MySQL si mangi. Quindi, se è una macchina di sviluppo, quindi su cui creiamo le applicazioni, oppure se è un'applicazione server e quindi su quella macchina non ci sarà un utente che ci lavora in modo interattivo, ma ci girano solamente i server, magari i server database, i server web, quindi un'istanza di Tomcat, ma gli utenti ci debbono accedere. Allora, in questo caso può usare più risorse della macchina per dare un tempo di servizio migliore, oppure addirittura una macchina dedicata in cui girerà solo MySQL. Allora, a questo punto, in questa ultima configurazione, si mangia tutte le risorse possibili della macchina, perché sa che quella macchina è stata pensata, comprata, installata per fare quello. Ovviamente per noi questo cambia essenzialmente la quantità di memoria che lui usa, la quantità di disco, di cache che lui usa, che installa, il numero di thread, il numero di connessioni attive, eccetera, no? In preimposta alcuni parametri di avvio. Noi andiamo chiaramente per la macchina di sviluppo. Dopodiché, le domande successive sono: abilita il TCP/IP networking, cioè rendi questo server accessibile sulla rete TCP/IP. Normalmente la risposta è sì, l'unica eccezione è se noi volessimo non rendere accessibile, l'alternativa è quella di rendere accessibile solamente attraverso le pipe di sistema, le Windows pipe oppure le Unix pipes, che permette ad altri processi sulla stessa macchina di raggiungere il server. Ma il modo normale è quello che useremo, tra l'altro che è supportato dal JDBC, è quello di usare un socket normale TCP/IP. 3306 è il numero della porta di default di MySQL, no? Quindi lasciamolo così. Crea un servizio di Windows, o crea un servizio, nel caso del Mac, e quindi installa MySQL come servizio a livello del sistema operativo, in modo che poi attraverso il pannello di controllo del sistema operativo possiate attivarlo, accenderlo, spegnerlo, alla bisogna. Adesso nell'installer ci chiede solamente crealo o no e che nome dargli. Potrebbe essere semplicemente MySQL, io qua ho dovuto cambiargli nome perché c'è già una versione vecchia installata, quindi è un nome.
che poi deve corrispondere con un altro nome che mettiamo nel workbench. Se non toccate nulla va tutto bene, se no vi faccio vedere dove toccare, dove inserire l'altro nome. Nella versione invece del configuratore che avete, se avete scaricato il programma separatamente, vi fa un'altra domandina in più, per fortuna, che vi chiede: vuoi avviare questo servizio all'avvio della macchina? Ditegli di no, così non rallentiamo ulteriormente questa macchina. Lo installa come servizio, lo mette lì pronto, ma non parte in automatico. Poi ovviamente questo si può sempre andare a modificare dal pannello di controllo dei servizi. La password, mettiamone root, io scrivo root di nuovo come password, così abbiamo un utente root che ha come password root, la password solo, no? Come dicevo, del database. Con questo utente possiamo accedere al database e fare tutto ciò che vogliamo. Poi in realtà non sarà la password che useremo noi per amministrarlo. Poi quando creeremo le applicazioni web andremo a creare degli utenti specifici che hanno molti meno privilegi, che possono solo lavorare sul database, no, della nostra applicazione web. Fatto questo, lui ha raccolto i dati, li pompa dentro il sistema, quindi dovrebbe dopo un po' dirmi che ce l'ha fatta. E abbiamo finito, nel senso che finita questa fase dovremmo avere il database funzionante, che gira, installato e attivo su questa macchina, con niente dentro, per carità, ma esistente. L'ultimo passo mi dice semplicemente: adesso avvialo. Ah no, avvia il workbench. Lo avvio dopo. Ecco, per quanto riguarda il servizio, per chi non è avvezzo, per gestire i servizi, se l'avete, se volete farlo partire oppure controllare il fatto che parta automaticamente oppure no, date sull'icona computer gestione, manage in inglese, gestisci o gestione in italiano, e vi viene la console di amministrazione, che non è il pannello di controllo, è un sottopannello, service.msc, però sì. Adesso arriva. Così dovrebbe. E dovreste vedere che dall'elenco di servizi che ce n'è uno che si chiama MySQL o MySQL 5 o MySQL 5.5, a seconda di come l'avete chiamato nel passo precedente. Potete arrivare lì facendo start, run e visitando services.msc, che apre direttamente la console di servizi. Così. Adesso lì sotto Windows 7 l'interfaccia di management è leggermente diversa, però poi quando arrivate in servizio. Se arriva in servizi, se non arriva in servizi è uguale. Qua, servizi, applicazioni, servizi. Elenca tutti i servizi che ci sono sulla macchina. E di ciascun servizio ci dice, vabbè, la descrizione, lo stato che ci dice se questo servizio è attualmente attivo o no e il tipo di avvio, manuale o automatico all'avvio del sistema. Quindi noi andiamo a controllare che ci sia un servizio MySQL, sarebbe questo MySQL 5.5, e in questo caso mi dice che lo stato è avviato e lo startup automatico, perché l'installer me lo fa così. Allora io preferisco modificarlo e dicendo che startup type sia manuale, così non parte da solo ogni volta che accendo il PC, lo faccio partire io quando voglio.
questo caso è avviato, facciamolo lo stoppo, solo così, così vediamo qual è poi la procedura per avviarlo. Quindi adesso il servizio è installato, impostato in avvio manuale e in questo caso l'ho stoppato. Quindi per farlo partire si può andare in questa console di servizi e semplicemente quando seleziono il servizio clicco su Start, oppure tasto destro Start o Avvia, se è la versione italiana, e lui parte. Parte vuol dire che parte offrendo i database che sono stati configurati sulle porte, con i privilegi di accesso che sono stati configurati. Oppure, senza andare nella console dei servizi, lo si può far partire dal Workbench, che è la nostra interfaccia grafica di gestione. Allora, vediamo come è fatto questo Workbench. Il Workbench è uno strumento che ha di fatto vi permette di giocare tre ruoli diversi. L'amministratore di sistema della macchina su cui gira il database e quindi permette di riconfigurare il servizio, rifare le cose che sono state fatte prima. L'amministratore del database e quindi creare, distruggere nuovi schema, creare nuovi utenti, definire i privilegi di nuovi utenti e lo sviluppatore di applicazioni, quindi creare tabelle, creare query, vedere i risultati, interagire, inserire i dati, eccetera, eccetera. In più esiste anche uno strumento visuale di disegno delle tabelle, quindi le tabelle le posso costruire, come faremo oggi visto il tempo, definendo semplicemente i campi e le colonne, ma ho anche uno strumento che mi permette di disegnarle non in modo analogo al diagramma entità-relazione, perché è un livello più basso, non è il livello astratto del modello R, ma comunque in modo grafico, disegnando le relazioni, gli indici, no, con uno strumento visuale, che è questo data modeling. Allora, la parte destra è l'amministrazione del server, la parte sinistra è quella di sviluppo, no, in cui posso interfacciarmi con i server, quindi la parte destra è l'amministratore, il gestore. Lo facciamo una volta sola per creare l'istanza, avviarla, vediamo che funzioni, e mentre di qua invece ci colleghiamo al database. Al momento il database è spento, abbiamo detto che ho stoppato il servizio prima. Nell'amministrazione del server posso definire da questo Workbench più server, perché posso collegarmi a server anche diversi. Allora io creo una nuova istanza di server, quindi le informazioni per collegarmi a un nuovo server, e qui mi chiede una serie di domande per sapere su quale macchina gira il server a cui mi voglio collegare. In questo caso gira sulla macchina locale, quindi vado avanti. Nome della connessione localhost, metodo di connessione normale, standard, TCP/IP. E questi sono i parametri di collegamento: hostname, porta, username, eventualmente default schema. Magari riconosciamo gli stessi parametri che ci sono nella stringa JDBC di connessione. L'host, vabbè, la porta che se non lo specifico è quella 3306, lo username, la password me la chiederà dopo, e eventualmente il database a cui collegarsi. In questo caso, visto che creiamo un account di amministrazione, non specifichiamo un database, lo lasciamo in bianco perché così possiamo vederli tutti. Adesso lui proverà a collegarsi al database e non ci riesce perché non sta girando. Va bene, andiamo avanti, è solo una verifica. Se invece l'avete lasciato acceso vi dirà connessione ok. Poi in questo caso vi dice, ma per avviarlo o stopparlo,
qual è il servizio di Windows a cui devo agganciarmi? In questo caso ce ne sono due, ma se no dovrei trovarlo da solo. MySQL 5.5, quindi fa una serie di domande abbastanza continua. Vai. E crea un'altra voce qua. In realtà lui ne aveva già creata una all'atto dell'installazione, che 99 su 100 andava già bene, quindi però solo ho voluto ripercorrere i passi, se no basta cliccare sulla prima. Quando io attivo questa istanza, ci faccio doppio clic sopra, quindi ho creato le informazioni per collegarmi e amministrare un nuovo server, che è quello che abbiamo appena installato. Quando provo a collegarmi, quindi ho fatto doppio clic qua sopra, lui si arrabbia perché mi dice: guarda che io ho provato a collegarmi all'indirizzo localhost, porta 3306, ma non c'è niente che gira. Però mi permette di continuare e mi serve continuare per poter avviare il server. Poi se invece il server fosse già stato avviato, mi dà un'informazione tutto nero perché non sa nulla, non è collegato. Mi dà questa console di amministrazione, admin di questo server, server status non lo so in realtà perché non è collegato, ma c'è la voce dopo startup shutdown, che è quella che anche appunto questa voce qui è analoga a quello che abbiamo trovato nella console dei servizi prima. Posso avviare e fermare quel servizio specifico, quindi posso fare avvia il server, oppure lo faccio di là, è uguale, solamente così sappiamo dove mettere le mani. A un certo punto dice running anziché stopped. Allora, il servizio gira, se io vado su server status a questo punto mi dovrebbe dire running. E qui poi col tempo mi farà vedere dei grafici che dicono quante query sono state eseguite, quanta memoria sto utilizzando, eccetera eccetera. Ok? Qui mi fa vedere qua chi c'è di collegato in questo momento a questo server, sono sempre solo io dalla console di amministrazione, quindi. Adesso, qui abbiamo, finora abbiamo solamente fatto, diciamo così, gli amministratori, abbiamo giocato la parte dell'amministratore del sistema e abbiamo installato il database, specificato, ci siamo collegati e l'abbiamo avviato. Adesso questo DBMS è vuoto, no? Vogliamo creare dei dati al suo interno. Questa console di amministrazione non mi permette di farlo, no? Qui amministra il server. Importa e esporta dati, definisce sicurezza, eccetera, eccetera. Quando invece parliamo del, quindi da questo lato destro, server administration, parliamo del database come il software, la configurazione del software di DBMS. Quando parliamo invece dei contenuti, di cosa sta dentro questo database, ci spostiamo sulla colonna di sinistra, SQL Development. Allora, anche qua dobbiamo creare una connessione. Quindi qui a destra creiamo un amministratore per gestire un'istanza di database, a sinistra possiamo creare una connessione per agganciare il database e lavorarci dentro, lavorare nei dati interni. In questo caso c'è già una normalmente che si chiama localhost, se no possiamo creiamo una nuova insieme per, ma di nuovo i dati sono sempre gli stessi, mi voglio collegare a localhost come root, questo è un nome che gli do io, sempre su TCP/IP, sempre l'host locale, root, nessun default schema, prova se va bene, mi chiede la password, root, dice che va bene, la salvo, quindi in questo caso ne ho creato un altro che dove è finita, qua sotto, la conosco come root, oppure usate quella che c'è già definita, io qua ne ho alcune perché in realtà avevo già usato versioni precedenti di Workbench, avevo create delle altre, ma qui sono tutte le connessioni che noi creeremo, almeno due connessioni, una in cui arriviamo al server come utente root per poter fare tutto ciò che vogliamo, poi attraverso questa definiremo un utente
che sarà l'utente, le credenziali con cui l'applicazione web ci lavora, che avrà solamente il permesso di leggere e scrivere i dati su un database che è quello che contiene i dati dell'applicazione web. E quindi creeremo una seconda connessione che in persona Tomcat, di fatto, entra con gli stessi privilegi con cui entra Tomcat, così è più realistico verificare, no, le query, il livello giusto di accesso. Ma adesso partiamo come root e mi apre un altro ambiente. Che è questo. Quindi l'admin continua a essere aperto, era quello che mi fa vedere le connessioni aperte, il carico del server mi permette di fare, diciamo, operazioni di gestione generale. SQL Editor mi permette di gestire i contenuti. Poiché sono entrato come root, e me lo dice qua sotto, vedo tutti gli schema. Quindi gli schema sono i database che sono stati definiti qua dentro. Alcuni in realtà me li nasconde perché sono già quelli di sistema, ce n'è uno di test, ce ne sono un paio, Sakila e Word, che fanno parte degli esempi che sono stati installati, se avete scelto di installare gli esempi, ma questi sono tutti database, me li fa anche vedere qua sotto. Noi possiamo provare a creare un nostro database e crearci delle tabelle dentro. Qui fa vedere ad esempio questo database di esempio, questo è un database, uno schema nel linguaggio delle SQL, che contiene varie tabelle, varie viste e varie routine, cioè procedure stored procedure, e così per gli altri. I passaggi da fare per creare un nuovo schema, vabbè, o vado qua sulla sinistra, faccio create schema, oppure add schema di qua, oppure qua anche c'è un bottone qui, create a new schema, o se no tasto destro di qua, non questo qua, non c'è, vabbè, qua. Sono tutti modi alternativi per creare un nuovo schema, creiamo un nuovo database. Creare un nuovo database significa semplicemente dare un nome al database, non c'è altra informazione da fornire, l'informazione poi la popoliamo poco per volta. Quindi un database che chiamiamo prova, per ricordarci che cos'è, apply. Qui siamo sulla stessa macchina, ma ricordiamo sempre che un database è un'applicazione client-server. Stiamo ragionando con una finestra, ma adesso il database non sa che noi esistiamo. Abbiamo una connessione aperta, ma non sa cosa stiamo facendo. Quando clicchiamo su apply, l'applicativo MySQL Workbench prende ciò che abbiamo scritto, lo converte in un comando SQL, che è l'unica cosa che il database capisce, e manda quel comando SQL al server. E poi eventualmente mi dirà se ha avuto successo, se ci sono stati degli errori. No? Quindi è tutto molto disaccoppiato. Ogni volta che clicco su apply, lui crea l'istruzione SQL, anzi me la fa vedere prima, mi dice guarda che ciò che tu mi hai detto nelle finestre di dialogo corrisponde a questo comando SQL, è anche un buon modo per imparare SQL. Vuoi davvero che io lo mandi al server? Sì, ok, apply. A questo punto lui lo manda al server e mi dà gli eventuali messaggi d'errore che il server gli ha dato. Non ci sono messaggi d'errore, quindi posso finire. Non ho altri schema da provare, questa finestra qua dovrebbe essere chiusa. E abbiamo questo nuovo database prova. Lo vediamo qui, lo vediamo qui. Vediamo che non ci sono tabelle, non c'è nulla al suo interno. Possiamo creare delle tabelle. Ad esempio, qua doppio clic qui, mi dà un'interfaccia grafica con cui creare le tabelle. Voi avete usato Microsoft Access, no? Quindi l'interfaccia è abbastanza simile, definisco il nome della tabella e definisco il nome delle colonne. Il meccanismo di funzionamento è abbastanza diverso però. In Access stavate lavorando direttamente sul database, mentre qua lavoriamo su una finestra di dialogo che prepara i dati e poi li manderemo al database. Quindi lavoriamo in modo molto disaccoppiato in questo caso. Magari la tabella degli utenti, e su questa tabella posso definire, guardate sotto, il nome della tabella, le colonne.
Quindi qui posso indicare i vari nomi, i tipi di dato delle varie colonne. Quindi posso avere, questo di utenti non mi serve, uno username di tipo varchar di 30 caratteri, posso avere una colonna cognome, una colonna nome, e qui in questa tendina ho una serie di, anzi l'elenco completo dei tipi di dati supportati da questa versione di MySQL. Alcuni coincidono con gli standard del linguaggio SQL, altri no. Sta a me scegliere quali voglio. Poi c'era, che ne so, ad esempio il campo età, per mettere un intero, poi ci fermiamo perché int, dov'è int? Qua. Per ciascuna colonna ho una serie di attributi. PK vuol dire chiave primaria, primary key. Quale di questi campi o quale insieme di campi costituisce la chiave primaria di questa tabella? Fondamentale. NN, not null. Quali sono di questi campi quelli obbligatori? Tutti. Magari non l'età, se vogliamo. Unique, vuoi imporre il vincolo di unicità su questa colonna? Cioè vuoi evitare che due campi possano avere lo stesso valore? Ovviamente per la chiave primaria vale già, per altri campi se vogliamo possiamo imporlo. In questo caso no, perché le persone hanno diritto di avere lo stesso cognome. Binary non ci interessa, unsigned neanche, ZF, zero fill vuol dire, se sono dei valori numerici non sai il valore lo riempi con zero. Ma... E poi invece un altro campo che invece ci sarà utile è il campo autoincremento. Cioè MySQL ha la possibilità di definire una chiave primaria che si gestisce da solo. Normalmente quando creiamo un nuovo record dobbiamo specificare un valore per la chiave primaria. Se noi lo specifichiamo come campo intero con la proprietà di autoincremento, ogni volta gli dà un numero diverso e quindi si la crea da solo. C'era una domanda? Da spuntare? Solamente in questo caso io ho solamente spuntato la chiave primaria sul username e il not null sugli altri, tranne l'età, perché diciamo, l'età magari è opzionale. Primary key, chiave primaria, devo selezionare normalmente una colonna che contiene la chiave primaria di quella tabella, che è il campo che dovrà essere univoco all'interno di tutta la tabella. È possibile selezionare più di una colonna, ma questo crea una chiave primaria multipla. Sulle tabelle che contengono dati non serve, lo usiamo per sulle tabelle che contengono relazioni NM. Com'è? È lo username. Non posso avere due utenti diversi che hanno la stessa chiave primaria. Adesso stiamo lavorando in modo bottom up, creiamo una tabella tanto per vedere. In realtà la struttura della tabella, quali sono le chiavi primarie, quali sono i vincoli relazionali, devono arrivare dal progetto Entity Relationship che abbiamo fatto, che dovremmo aver fatto a monte. Beh, anche qua posso definire gli indici, chiavi esterne, tutto ciò che avete studiato a base di dati e non vi ricordate più. A un certo punto anche qua c'è il passaggio apply, che raccoglie i dati che abbiamo messo e costruisce uno statement SQL che dice quello. Crea una tabella tal dei tali, username, cognome, nome, i campi, not null, primary key, eccetera. Quindi possiamo fare tutta la parte del linguaggio SQL che comprende il DDL, il Data Definition Language, tutta la parte di linguaggio che permette di creare, distruggere, modificare le tabelle, gli schema, eccetera, non ci serve impararla perché la facciamo tutto in modo grafico. Ci servirà invece scrivere le query, quello sì. Quindi le select e le insert. Ok, a questo punto abbiamo creato la nostra tabella, tabella utenti, e volendo possiamo qui dentro, ci clicco sopra, inserire dei dati, quindi ho un piccolo editor, no, ricordo un po' Access sempre, in cui posso volendo inserire dei dati, oppure posso eseguire delle query, quindi là sopra dove c'è query 1 posso scrivere select asterisco from utenti e mi dà il risultato, adesso in questo caso non c'è nulla e non abbiamo tempo di riempirla, no? Però è il primo gradino. Quindi qui stiamo lavorando sempre sul database, anche qua se inserisco un dato, username,
ne so, le mie iniziali, Corno, Fulvio, età non definita perché tanto non è, è un campo opzionale. Di nuovo, ricordiamoci, ho solo scritto qui, non è ancora nel database. Se lo voglio mandare nel database, devo dire applica le cambiamenti. Applica, mi dice qual è la insert che corrisponde all'operazione che ho fatto. Se avessi modificato dei dati, non solamente aggiunto delle righe, mi scriverebbe anche l'update. È un buon modo per imparare il linguaggio. Faccio in modo interattivo ciò che mi serve, poi lui mi crea un'istruzione che va bene, che è giusta, copia e incolla, prendo quell'istruzione da qua e la inserisco nel mio codice Java, così sono sicuro che sia corretta e l'ho testata prima dal vivo sul database. È un buon modo di lavorare. Quindi a questo punto, se io volessi lanciare una query, posso scrivere select asterisco from utenti e dov'è il run? Qua esegui lo script no database selected. Vabbè, non vi voglio neanche far perdere troppo tempo. Eccolo qua. Eseguo queste query e mi dà una finestra di risultato in cui in questo caso c'è la tabellina che è il risultato della query. In questo caso la query molto semplice, questa non è quella di prima, quella di prima era un editing, inserivo i dati, qua invece è il risultato della query che sta sopra. Quindi se anziché select asterisco scrivessi solamente, modificassi questa query, scrivessi solamente select nome e la rieseguo, il fulmine, la esegue, la manda al server e mi fa vedere il risultato. Vabbè, questo è l'ABC. Ci creeremo una tabella che contiene i dati degli utenti e poi dalla nostra applicazione GSP andremo a inserire e a interrogare questa tabella la prossima volta.